una scommessa fra gentiluomini. Londra, ottobre 1873. Stasera andrà in scena l'ultima di una serie molto limitata di repliche. Da parecchio Prospero l'Incantatore non onora i teatri di Londra con la sua presenza. Il contratto prevede un'unica settimana di spettacoli, niente pomeridiane. Nonostante il prezzo esorbitante, i biglietti vanno rapidamente esauriti e il teatro è talmente pieno che molte donne tengono il ventaglio a portata di mano per agitarlo sulle scollature e tenere così a bada il caldo soffocante che toglie l'aria nonostante il freddo autunnale all'esterno. A un certo punto della serata, tutti i ventagli mutano in piccoli uccelli che a stormi si alzano in volo, sfrecciando in cerchio sulla platea nel tumulto degli applausi. Poi, a uno, fanno ritorno, piombando ripiegati in grembo alle legittime proprietarie. Alcune tra le signore, troppo turbate per applaudire, restano lì a rigirarsi fra le dita quegli oggetti ornati di piume e pizzi, improvvisamente dimentiche del caldo. L'uomo in abito grigio seduto nel palco a sinistra non batte le mani, né a questo né agli altri prodigi della serata. Inchioda l'artista sul palcoscenico con occhi freddi e meticolosi che non vacillano mai durante l'intero spettacolo. Non una volta solleva le mani puntate in un applauso, tantomeno muove un sopracciglio di fronte alle prodezze che negli spettatori suscitano entusiastiche ovazioni, sussulti e strilli di sorpresa. Alla fine l'uomo in grigio si fa strada agilmente tra la folla del foyer. Scivola, non visto dietro la tenda di un accesso ai camerini sul retro. Macchinisti e sarti non gli rivolgono neppure uno sguardo. Con il pomo d'argento del bastone picchia su una porta in fondo al corridoio. Questa si spalanca da sola su un camerino ingombro e rivestito di specchi, in ognuno dei quali è riflessa una differente inquadratura di Prospero. Il frac abbandonato con negligenza sul bracciolo in velluto di una poltrona, il gilet slacciato indossato sulla camicia listata di pizzo. Il cappello a cilindro, tanto cruciale durante l'esibizione, poggia adesso su una cappelliera lì accanto. L'uomo sul palcoscenico appariva più giovane, la vera età mascherata dal riverbero dei riflettori e da strati di cerone. Ora lo specchio ne rivela il viso solcato di rughe e l'incipiente grigiore dei capelli. Eppure c'è qualcosa di giovanile nel sorriso che spunta non appena si accorge dell'uomo sulla soglia. «L'hai detestato, vero?» domanda al riflesso grigio e spettrale senza neppure voltarsi. Rimuove uno spesso strato di cipria dal volto con un fazzoletto che un tempo doveva essere bianco. «È un piacere rivederti, Hector!» risponde l'uomo in grigio, chiudendosi piano la porta alle spalle. «Ne hai detestato ogni singolo istante, scommetto!» insiste Hector Bowen con una risata. «Ti osservavo, non provare a negarlo!» Si volta e tende una mano, che l'altro ignora. Hector risponde con un'alzata di spalle, agitando teatralmente le dita verso la parete opposta. La poltrona di velluto scivola in avanti, emergendo da un angolo stipato di bauli e sciarpe, mentre il frac si libra nell'aria come un'ombra per appendersi obbediente nell'armadio. «Siedi, ti prego», lo invita Hector. «Non è comoda quanto quella al piano di sopra, temo». «Non posso dire di approvare questo genere di esibizioni», concede finalmente l'uomo in grigio sfilando i guanti e con quelli spolverando la poltrona prima di accomodarsi. «Spacciare delle volgari manipolazioni per trucchi e giochi di prestigio, a pagamento per di più!» Hector getta il fazzoletto sporco di cipria su un tavolo, ingombro di spazzole e barattoli di cerone. «Non c'è una sola persona fra il pubblico disposta a credere anche per un attimo che ciò che faccio sia reale», dice, gesticolando in direzione del palcoscenico. «Questo è il bello! Immagino tu abbia visto i congegni fabbricati dai sedicenti maghi per eseguire i trucchi più banali. Sono tante capre che si ricoprono di piume per convincere il pubblico di saper volare, mentre io sono, semplicemente, un uccello. Ma a parte riconoscere la mia superiorità, la gente non coglie la differenza». «Ciò non rende le tue imprese meno frivole». «Si mettono in coda per essere ingannati», replica Hector. «E io so ingannarli meglio di chiunque altro. Non approfittare dell'opportunità sarebbe un crimine. Paga bene, sai? Posso offrirti qualcosa da bere? Dovrei avere delle bottiglie nascoste da qualche parte, ma dubito ci siano anche dei bicchieri». Armeggia fra gli oggetti posati su un tavolo, spostando pile di giornali e una gabbia per uccelli vuota. «No, grazie»,
risponde l'uomo in grigio, cambiando posizione sulla poltrona e poggiando le mani sul pomo del bastone. Ho trovato bizzarra la tua performance e la reazione del pubblico in un certo senso sconcertante. Mancavi di precisione. Non posso impegnarmi troppo se voglio passare per uno che finge come tutti gli altri, ribatte Hector ridendo. Ti ringrazio per essere venuto e per esserti sorbito l'intero spettacolo. Cominciavo a perdere le speranze. Quel palco è riservato a tuo nome da una settimana. Non sono il tipo che declina un invito. La lettera diceva che hai una proposta per me. È così, infatti, esclama Hector, con un singolo sonoro battito delle mani. Confidavo nella tua disponibilità per una gara. Ne è passato di tempo, anche troppo dalla nostra ultima partita. Prima però devo presentarti il mio nuovo progetto. Pensavo avessi rinunciato all'insegnamento. Lo pensavo anch'io, ma si tratta di un'occasione irresistibile. Hector si avvicina a una porta seminascosta dietro uno specchio alto e stretto. Clelia, carissima, chiama rivolto alla stanza accanto, prima di ritornare alla sua sedia. Un attimo dopo si affaccia una bambina, vestita fin troppo bene per il caotico vecchiume che le sta intorno. Tutta fiocchetti e pizzi, perfetta come una bambola in una vetrina, salvo per quei riccioli ribelli che sfuggono alle trecce. Accorgendosi che il padre non è solo, esita sulla soglia. Va tutto bene, cara. Entra, entra pure. Hector le fa cenno di avanzare. Lui è un mio collega, non essere timida. Lei muove qualche passo ed esegue una perfetta riverenza, sfiorando con l'orlo di pizzo le tavole consunte del pavimento. Questa è mia figlia Clelia, annuncia Hector, posandole una mano sulla testa. Clelia? Lui è Alexander. Piacere di conoscervi. La voce è poco più di un sussurro e più bassa di quanto ci si aspetterebbe da una bambina di quell'età. L'uomo in grigio le risponde con un cenno. Mostra per cortesia a questo gentiluomo cosa sai fare, la invita Hector. Dal taschino del gilet estrae un orologio d'argento attaccato a una lunga catena e lo posa sul tavolo. Coraggio! Gli occhi scuri della bambina si spalancano. Dite sempre che non devo farlo di fronte a estranei, mormora. Me lo avete fatto giurare. Questo gentiluomo non è esattamente un estraneo, replica Hector con un sorriso. Avete detto senza eccezioni, protesta Clelia. Il sorriso del padre svanisce. La afferra per le spalle e la fissa negli occhi con durezza. Questo è un caso davvero speciale, per favore. La spinge verso il tavolo con l'orologio. La bambina annuisce seria e si concentra, le mani agganciate dietro la schiena. Di lì a poco l'orologio comincia lentamente a muoversi in cerchio, sul ripiano di legno, con la catena che segue disegnando spirali. Poi si solleva, fluttua a mezz'aria e lì resta, come se galleggiasse sull'acqua. Hector studia la reazione dell'uomo in grigio. Sorprendente, è il suo commento. Tuttavia, piuttosto elementare. Sulla fronte della bambina compare una ruga e l'orologio esplode, con gli ingranaggi che sibilando schizzano via nell'aria. Clelia! La ammonisce il padre, il tono di voce tagliente. Lei arrossisce e mormora delle scuse. Gli ingranaggi tornano fluttuando all'orologio, ritrovano il proprio posto e lo ricompongono. Le lancette riattaccano a battere i secondi come se nulla fosse. Sicuramente di maggior effetto, concede l'uomo in grigio. Certo, ha un bel caratterino. È giovane, osserva Hector, carezzandola sulla testa e ignorando l'incupirsi del suo sguardo. E questo dopo nemmeno un anno di preparazione. Aspetta che cresca e diventerà imbattibile. Potrai prendere un qualsiasi bambino dalla strada e insegnargli altrettanto. Imbattibile è una tua personale opinione, facilmente confutabile. Ah! Esclama Hector. Allora accetti la sfida. L'altro esita solo un istante, poi annuisce. Qualcosa di un po' più complesso dell'ultima volta? Sì, potrebbe interessarmi. Forse. Più complesso, puoi contarci, conferma Hector. Ho un talento naturale su cui scommettere. Non me lo gioco certo per qualcosa di banale. Il talento naturale è un fenomeno discutibile. Inclinazione, semmai. Il talento innato è estremamente raro. E figlia mia, ovvio che possieda un talento innato. Hai ammesso tu stesso di averle impartito delle lezioni. Clelia, quando hai cominciato le tue lezioni? Domanda Hector senza guardarla. A marzo. Di quale anno, tesoro? Di quest'anno, risponde la bambina, come se si trattasse di una domanda molto stupida. 8 mesi, conclude Hector, e ha 6 anni. Se ricordo bene, di solito cominci a istruire i tuoi allievi ben prima. Clelia è chiaramente più avanti di quanto sarebbe se fosse priva di talento.
è riuscita a far lievitare quell'orologio al primo tentativo. L'uomo in grigio si rivolge alla bambina. «Lo hai rotto accidentalmente, vero?» le chiede, indicando l'orologio posato sul tavolo. Lei si adombra e annuisce appena. «Ha un controllo notevole per essere così giovane», osserva subito dopo girandosi verso Hector. «Ma un carattere impulsivo presenta spiacevoli controindicazioni. Può condurre a reazioni eccessive. Le passerà con l'età, oppure imparerà a tenerlo a bada. Questo è il problema minore», taglia corto il padre. L'uomo in grigio riporta gli occhi sulla bambina, sebbene continui a parlare a Hector. All'orecchio di Clelia le parole si disfano in stringhe di suoni senza senso, e lei si rabbuia nel sentire il padre rispondere nello stesso linguaggio indecifrabile. «Sei pronta a scommettere sulla tua stessa figlia?» «Non perderà. Ti suggerisco di non affezionarti troppo all'allievo che troverai, a meno che tu non ne abbia già uno pronto da sacrificare. Sua madre non ha opinioni in merito, suppongo». «Corretta supposizione». L'uomo in grigio osserva per un momento la bambina, poi pronuncia altre parole che lei non capisce. «La tua fiducia nelle sue capacità mi commuove. Troverò un avversario all'altezza, non dubitare. La vittoria della ragazzina è tutto fuorché scontata». «Accetto il rischio», ribadisce Hector, senza nemmeno uno sguardo alla figlia. «Se vuoi renderlo ufficiale fin d'ora, fai pure». Quando l'uomo in grigio riprende a parlare, Clelia capisce di nuovo. «Molto bene», dice lo sconosciuto, assentendo la capo. «Ha fatto in modo che non capissi», mormora Clelia al padre, quando questi si rivolta verso di lei. «Lo so, tesoro, non è stato molto gentile da parte sua». Hector la conduce accanto a lui, il quale la esamina con occhi chiari e grigi quasi quanto l'abito che indossa. «Sei sempre stata capace di fare cose del genere?» gli domanda lui nuovamente. Lei annuisce. Mia mamma diceva che era la figlia del diavolo». L'uomo in grigio si scorge a sussurrare qualcosa all'orecchio, a voce troppo bassa perché il padre possa vedere. E sorriso lì. «Dammi la mano destra», gli ordina lui, tornandosi a sedere sulla poltrona. Lei obbedisce, il palmo aperto verso l'alto, incerta su cosa aspettarsi. L'uomo in grigio le capovolge la mano, si toglie dal mignolo un anello d'argento e, benché sia troppo largo per le dita sottili della piccola, glielo infila all'anulare bloccandole il polso con l'altra mano. La bambina sta fissando l'anello grazioso, ma fuori misura, quando lo vede stringersi per adattarsi perfettamente al suo dito. Una gioia transitoria, la sua, spezzata dal dolore che subito segue, mentre l'anello continua a restringersi fino a incidersi nella carne. Tenta di sfilarselo, ma l'uomo in grigio non le molla il polso. L'anello si assottiglia, svanisce, lasciandole intorno al dito soltanto una cicatrice color rosso. Lui le libera il polso, lei indietreggia. Corre a rifugiarsi in un angolo, gli occhi fissi sulla mano. «Brava bambina», commenta il padre. «Avrò bisogno di un po' di tempo per preparare il mio giocatore», dichiara l'uomo in grigio. «Naturalmente, tutto il tempo che vuoi». Hector si sfila dal dito un anello d'oro e lo posa sul tavolo. «Ecco qui, per quando lo troverai». «Non preferiresti essere tu a fare i doveri?» «Mi fido di te». L'altro annuisce, estrae un fazzoletto dal cappotto, prende l'anello senza toccarlo e se lo infila in tasca. «Spero tu non faccia tutto questo per via della vittoria del mio giocatore nell'ultima sfida». «No, certo, faccio tutto questo», precisa, «perché ho per le mani qualcuno in grado di battere chiunque tu deciderai di opporle come avversario. E perché i tempi sono cambiati abbastanza da rendere il gioco di nuovo interessante. Credo che le circostanze nel loro complesso volgano a mio favore». Un punto che l'uomo in grigio non contesta, limitandosi a osservare Clelia con sguardo indagatore. Lei cerca di sottrarvisi, ma nella stanza non c'è spazio a sufficienza. «Suppongo tu abbia già in mente la sede in cui si svolgerà la sfida». «Non proprio», ribatte Hector. «Potrebbe essere più divertente concedersi un po' di flessibilità. Ti pare? Un elemento di sorpresa, se vuoi. Qui a Londra conosco un produttore teatrale sicuramente interessato a ideare qualcosa di insolito. A tempo debito lascerò cadere qualche accenno e sono certo che proporrà un luogo appropriato. Molto meglio scegliere una zona franca, anche se forse preferiresti cominciare sul tuo lato dell'oceano». «Il nome di questo gentiluomo?» «Lefebvre. Chandresh Christophe Lefebvre. Dicono sia il figlio illegittimo di un principe indiano o qualcosa del genere. La madre era una ballerina di passaggio. In mezzo a tutte queste cianfrusaglie dovrei avere il suo biglietto da visita. Ti piacerà, è un tipo piuttosto evoluto.
facoltoso, eccentrico, leggermente ossessivo, alquanto imprevedibile, un temperamento artistico. La pila di carte sullo scrittoio si sposta e si rimescola finché non emerge un cartoncino che volando attraversa la stanza. Hector lo afferra, lo legge e lo porge all'uomo in grigio. Organizza feste fantastiche. L'uomo in grigio se lo infila in tasca dedicandogli a malapena un'occhiata. Mai sentito nominare, commenta. Inoltre non mi entusiasma l'idea di un ambiente aperto al pubblico per un'impresa di questo tipo. Ci rifletterò. Sciocchezze, l'ambiente pubblico è parte del divertimento. Impone tali e tali restrizioni, limiti molto stimolanti con i quali misurarsi. L'uomo in grigio ci pensa su un momento, poi annuisce. Dovrò rivelare l'identità del mio candidato? Sarebbe corretto, dato che conosco la contendente. Nah, lasciamo perdere le clausole, propone Hector. Questa volta voglio spingermi oltre, e niente limiti di tempo. Ti concedo perfino il vantaggio della prima mossa. Molto bene, ti contatterò. L'uomo in grigio si alza spazzolandosi invisibili granelli di polvere dalle maniche. È stato un vero piacere conoscervi, Miss Clelia. Clelia compie un'altra impeccabile riverenza, guardandolo con occhi stretti e diffidenti. Con un tocco del cappello rivolto a Prospero, l'uomo in grigio sguscia dalla porta e dal teatro, uscendo come un'ombra nella strada ancora affollata. Hector Bowen ridacchia fra sé mentre la figlia, in piedi in un angolo del camerino, contempla in silenzio la cicatrice sul dito. Tanto il dolore quanto l'anello sono svaniti in fretta, ma il segno rosso vivo rimane. Hector prende l'orologio d'argento dal tavolo, confronta l'ora con quella della pendola sul muro. Lo regola e poi lo carica lentamente, osservando con attenzione le lancette girare sul quadrante. «Clelia?» chiede senza guardarla. «Perché diamo la carica all'orologio?» «Perché ogni cosa richiede energia», recita lei obbediente, gli occhi ancora fissi sulla propria mano. «Dobbiamo infondere impegno ed energia in tutto ciò che desideriamo cambiare». «Molto bene». Hector scuote delicatamente l'orologio e lo ripone nel taschino. «Perché avete chiamato quell'uomo Alexander?» «Domanda stupida». «Non è il suo vero nome?» «Ah no?» Hector le solleva il mento per guardarla dritta in faccia e soppesarne gli occhi scuri con i propri. Clelia ricambia lo sguardo, incerta su cosa ribattere. Rivede nella mente l'uomo in grigio dagli occhi pallidi e i lineamenti duri, mentre si sforza di capire perché quel nome non gli si addica. «Non è un nome vero», sentenzia alla fine, «e nemmeno quello che porta di solito. Lo indossa come indossa il cappello, così se vuole può toglierselo. Lo fate anche voi con Prospero». «Sei più intelligente di quanto sperassi», commenta Hector, senza preoccuparsi di confutare o confermare le congetture della figlia. Afferra il suo cappello a cilindro e glielo mette sulla testa, ma quello le scivola sugli occhi dubbiosi, occultandoli in una gabbia di seta nera. Sfumature di grigio. Londra, gennaio 1874. L'edificio è grigio come il selciato in basso e il cielo in alto, e all'apparenza transitorio come le nuvole, quasi potesse svanire nell'aria all'improvviso. La pietra grigia ordinaria lo rende indistinguibile dai palazzi circostanti, salvo per l'insegna ossidata appesa accanto alla porta. Al suo interno anche la direttrice è grigia, rivestita di stoffa color antracite scuro. Nonostante questo, l'uomo in grigio pare fuori posto. Il taglio del suo abito è troppo raffinato, l'impugnatura del suo bastone troppo lucente sotto i guanti impeccabili. Annuncia il proprio nome. La direttrice lo dimentica all'istante e l'imbarazzo le impedisce di farglielo ripetere. Più tardi, al momento di sottoscrivere le carte necessarie, la sua firma risulterà illeggibile e a poche settimane dalla registrazione quello specifico modulo andrà convenientemente perduto. Fornisce criteri alquanto insoliti per ciò che sta cercando. La direttrice è confusa, ma nel giro di poche domande e qualche chiarimento gli porta 3 bambini, 2 maschi e 1 femmina. L'uomo chiede di avere con loro un colloquio privato, la direttrice con riluttanza acconsente. Il primo bambino viene congedato dopo uno scambio di 1 manciata di minuti. Quando ripercorre il corridoio al contrario, gli altri 2 lo scrutano alla ricerca di indicazioni su quanto li aspetta, lui però si limita a scrollare la testa. La bambina è trattenuta un po' più a lungo, ma alla fine anche lei viene congedata, ugualmente perplessa.
Tocca all'ultimo bambino entrare nella stanza per parlare con l'uomo in grigio. Gli viene ordinato di accomodarsi su una sedia di fronte a uno scrittoio, mentre lo sconosciuto resta in piedi lì accanto. Il bambino siede tranquillo e paziente, gli occhi grigio-verdi intenti a cogliere ogni dettaglio dell'uomo e della stanza, consapevoli senza essere insistenti o sfrontati. Ha i capelli scuri tagliati male, come se a metà dell'operazione il barbiere si fosse distratto, sebbene un tentativo di spianarli a dovere sia stato fatto. Indossa abiti lisi ma ben tenuti, per quanto i calzoni siano troppo corti, di un colore tra il blu, il marrone e il verde, reso sbiadito e incerto dal tempo. «Da quanto sei qui?» domanda l'uomo dopo aver esaminato brevemente in silenzio il misero aspetto del giovane candidato. «Da sempre.» «Quanti anni hai?» «Ne compio 9 a maggio.» «Sembri più piccolo.» «Non è una bugia.» «Non intendevo insinuare che lo fosse.» L'uomo lo osserva per un po'. Il bambino restituisce lo sguardo. «Immagino tu sappia leggere.» Il bambino annuisce. «Mi piace leggere.» dice. «Qui non hanno abbastanza libri. Li ho già letti tutti.» «Molto bene.» E poi l'uomo in grigio gli lancia il bastone da passeggio e il bambino lo afferra abilmente con una mano, senza nessuna esitazione nonostante i suoi occhi perplessi passino dal bastone al proprietario e di nuovo al bastone. L'uomo lo riafferra, annuisce fra sé e, tirato fuori di tasca un fazzoletto chiaro, lo ripulisce dalle impronte. «Molto bene», ripete. «Verrai a studiare con me. Puoi star certo che i libri non ti mancheranno. Il tempo di dar corso alle pratiche necessarie e ce ne andremo a casa.» «Ho altra scelta?» «Preferisci restare qui?» Il piccolo ci pensa un momento. «No.» «Molto bene.» «Non volete neppure sapere il mio nome?» «I nomi non hanno affatto tutta l'importanza che di solito attribuisce loro la gente», sentenzia l'uomo in grigio. «Qualunque etichetta ti sia stata assegnata da questo istituto o dai tuoi defunti genitori, per me non ha alcun valore né interesse. Se a un certo punto proverai la necessità di avere un nome, te ne sceglierai uno da solo. Per ora non serve.» Il bambino viene spedito a raccogliere i suoi pochi averi in una piccola borsa. L'uomo in grigio firma le carte e replica alle domande della direttrice con parole che lei non comprende fino in fondo, senza per questo sognarsi di contestare la transazione. Quando tutto è pronto, l'uomo porta via il bambino dall'edificio di pietra grigia al quale non farà più ritorno.